siete impazziti, siete! Ma che figura di merda mi fate fare? C'è sta pure il padre qua sotto! Oh, imbecilli! Adesso rimettete tutto a posto, perché sennò quando torno su e non vedo che è aggiustato, io vedo il resto! Rudy, non mi fa arrabbiare, perché te lo faccio mangiare sto scopettino da allora! Senti questa... Non attacca! Ma sapere che fine hanno fatto i... Ma che cazzo... Ma siete impazziti! Ma tra un mese che fanno? Ma bello di papà! Ecco, vi promesso che non facevi tragedie! Io non faccio nessuna tragedia, io ti ammazzo! Ma che sei scemo? Dimmi che è uno scherzo! No, sono innamorato, non è uno scherzo! Innamorato! Sì. Quella è tua sorella, e lo capisci? Però nella vita succedono anche cose brutte. E imbrogliare chi ti vuole aiutare è brutto! È brutto, papà, è brutto! Ma quello l'ha usato Budino! Budino! Bravi, cominciamo a pensare come affrontare questa cosa. Io ti ammazzo, perché... Il mio bagno è occupato da Lucia, sono in ritardo. Fuori. Ma papà, ma io mi devo fare la doccia. Ho detto fuori, Marco. E sveglia quei deficienti dei tuoi fratelli, perché sennò ci penso io con l'idrante. Avanti. Quindi il risultato non era 130, ma 30, eh? Sì. Dove vai? Cosa cerchi di farmi capire, eh? Che c'hai il cervello come una cozza, eh? No. Di la verità! Ho copiato! Ma purtroppo questo armadio è pieno di parassiti, eh? È vecchio e pieno di parassiti, però è arrivata la disinfestazione, è arrivata! Cammina! Guarda un po' se a me riesci a guardarmi negli occhi, eh? Ci sei? Conosci il corridoio della recluta? No, papà. Allora vatti a fare lo zaino, così te lo insegno, ok? Ecco, questo è il corridoio della recluta! È fatto così, va bene? Levati, Walter, levati! Che cosa state facendo, eh? Ancora! All'età vostra! Ancora sto facendo! Le vedo io. Oddio! Fuori! Non scherzo! No, non ti fa venire un altro infarto, io non c'entro niente, ti giuro non c'entro niente! Come non c'entro? Dove è entrato questo? Come si è materializzato? È entrato dalla finestra, dalla finestra e che succede qui? Buongiorno, lei chi è? Tu che ci fai qui? E che ho sentito Eva strillare e sono entrato. Ah, vabbè, Francesco, ti ringrazio tanto, ma io sono il padre e questa faccenda la risolvo a modo mio. Giusto, digli qualcosa, fagli qualcosa, fagli male! Rudy, ricordati, papà ti punisce, ma per il tuo bene. No, calmati, e ragiona, amore. Io sto già ragionando, se no glielo farai ingoiare questo scopettino.